Ciao Elwi, buongiorno. Ciao Exca, Exca. Buongiorno ragazzi. Yo, Super Richard, good morning. Super, super good morning. Ciao ragazzi, buongiorno. Good morning guys. How are you? Just let me turn down a bit the light on my camera. This is too much. Okay, something like this. Oggi facciamo la chitarra. Oggi facciamo la chitarra con il bianco. Quindi andiamo a preparare la nostra palette. E la cosa bella è che andremo a fare il bianco storico, quello che si usa per le miniature storiche. So today we're going to paint the guitar with white palette. We are going to use the historical palettes, so it means that we're not going to use any kind of white, we're going to start with green. Inizieremo infatti dal verde. Intanto prepariamo tutto. Sempre il nostro ultra matte, non ve lo dimenticate. So I finally found the handler for the second lamp, so I should have cancelled all the shadows on the miniature. Okay guys, so I forgot to pick up the black. Dammi. Ho dimenticato di prendere il nero. Quindi invece di usare il nero primer, voglio usare il nero scale, se lo trovo, da qualche parte sta.
Ok, vediamo se lo riesco ad aprire, che bello secco. Quindi sulle miniature piccole, così utilizzerai solo tre colori, giusto? Sì, più o meno la media è quella sui tre colori, perché così con la 50-50 mix, il metodo di blending, poi ti vai a creare altre due mescole in mezzo a queste due coppie di colori, e quindi in totale avrai cinque colori. Altrimenti con 5 colori poi ti devi andare a creare altre 4 mescole, quindi vai a finire a 9 colori. Per questo consiglio di non metterne troppe. Per il semplice fatto che devi comunque andare a considerare i colori di mezzo o che comunque ti servono per sfumare. Ah, se riesco ad aprirlo, ragazzi. Ok, ce l'ho fatta. Un attimo il tubetto, se no. Delirio. Questa è l'unica cosa che odio di questi colori. Bisogna pulirgli il bordo perché. Eccolo qua, vediamo se si vede. Bisogna pulirgli tutto il bordo perché. Se no, si secca. This is the only part I hate from this kind of colors. Ok. Ready to start. So, our palette is going to be black, English uniform, and ivory. If you don't have English uniform, Steel Legion Drab from Game Workshop is fine too, even if it's a bit more brownish, but it's fine. So this is going to be our palette for the white. I'm not going to use any pure white except for the very max lights. Ciao Fede, buongiorno! Super Elwi. Usare l'aerografo su roba così piccola è una follia o te lo usi? Perché pensavo di prendere almeno per dare la base, che ne dici? Sì, l'aerografo va bene, assolutamente. Sia per usare il doppio priming, quindi nero più bianco, o anche per se devi dare la base dopo, in un secondo momento dai la base, appunto, che ne so, stai facendo uno Space Marine blu, un ultramarine, e gli dai poi dopo la prima botta di blu. Assolutamente. Io lo uso poco, adesso qui a casa non posso assolutamente perché sennò sarebbe un delirio. E lo uso poco perché mi scoccia pulirlo più che altro. Ogni volta mi si clogga. E lui ne sa qualcosa. E quindi perdo metà video, a pulire l'aerografo. Allora, aspettate che anche qui il lavorio mi si è seccato e mi ha aperto tutto il tappo. Sono riuscita a scastrarlo. Ok. Quindi abbiamo avorio, bianco, sì, scusate, avorio, verde inglese e nero. Allora, la prima base ve la faccio vedere sulla palette. So the first layer of our base coat is going to look like this.
Something like this. A greenish gray. Okay. As always, I dilute my color with the Ultramatte varnish. E via. Perfetto, iniziamo. Thin layer, of course, as always. Direte, ma è verde, come fa a diventare bianco? Diventerà bianco. Poi tutto il resto qui sono parti metallizzate, quindi le andremo a fare poi dopo, sempre stile un po' metallo non metallo. Allontano un micro perché sennò mi va in autofocus. One super thick coat. No, Richard. No. No way. Anch'io per dipingere, se posso, più facile però su mini grandi. Sì, assolutamente. Sulle mini grandi è molto meglio. Ultimamente hai fatto qualcosa? Sì, qualcosa mi sembra abbia fatto. Ah, hai fatto Siri. E lei, per esempio, ha passato doppio primer bianco e nero, nero e bianco, e poi la base per l'incarnato sul violetto, se non erro, giusto? Ciao Giaga Grande, buongiorno. Ben alzato. Tanto fatto con aerografo, sì. E poi dopo vari fix a pennello. Eh sì, impara come tutto, io lo trovo magnifico da usare. Stavi dando info sull'utilizzo dell'aerografo e ti hanno menzionato come massimo esperto. Sì, Giaga è il nostro esperto di aerografo. Io oggi ascolto solamente e sto tagliando legna. No, ma dai. Ocio, mi raccomando. Allora. Pure, sì, è bianco pure questo pezzo. Solo un po' di roba, tipo tutto. Piano stamparando, infatti, molto piano, però dà molta soddisfazione, devo dire. Beh, sì. Anche l'aerografo ha i suoi perché. Ti consiglio di vedere Pepa Saavedra, con la doppia A, Pepa Saavedra, è una pittrice spagnola che con l'aerografo, ha un aerografo tipo da 2000 euro e riesce a scrivere pure Coca-Cola su una lattina con quell'aerografo, è veramente micidiale, bravissimo. A me non piace molto l'aerografo sull'incarnato sinceramente perché dà quell'effetto porcellanoso che non mi piace. English uniform avorio e nero. Questi qua.
Queso. Che se non hai l'English uniform puoi usare lo Stiligion Drab. Mentre per l'avorio, se non ce l'hai, l'avorio diciamo che forse ci si avvicina allo Screaming Skull o il Pallid Witch Flash. No, forse quello è troppo bianco. Diciamo uno Screaming Skull forse è meglio. Metti a fuoco per favore. Ok. E poi andremo alla fine a mettere il bianco puro, sulle massime luci quando abbiamo finito. Fatemi vedere un attimo le reference. Allora. Quello è nero e quello è bianco. Ok, perfetto. Poi le corde le faremo argentate e le facciamo sempre stile ormai metallo non metallo, quindi insieme ai vari knob. Ok, one layer of base coating here is enough. Maybe I'll just fix here and there where it's not uniform. Devo chiedere, chiedevo in generale quanto possa essere difficile fare le mini, perché in futuro vorrei provare a fare quelle di D&D, ma non essendo ancora molto esperto, volevo capire se fosse possibile farle effettivamente. Ad esempio, ora sto abbozzando un demogorgone non enorme, però diciamo sui 10 cm, e trovo difficoltà a ottenere un effetto pelo e un effetto ruvido sulle scaglie. Allora. No, Elwi. È top secret. E a parte quello, l'effetto pelo dipende, è scolpito oppure no il pelo in questo demogorgone che stai facendo? Perché se non è scolpito, diciamo che l'ammazzata è quello di farlo tutto in freehand, piano piano, di santa pazienza. Ah beh, sì, certo, entra pure su Discord tranquillamente. Che lì, tra foto e cose, ne possiamo discutere meglio. Anche perché così vediamo effettivamente anche la scultura com'è. Ok, manca questo pezzetto sotto e la prima base è fatta. Non ho mai avuto Discord. Oh my god! È il momento di farselo. C'è un sacco di roba sul Discord, eh. Non te ne pentirai assolutamente. Garantito. No, però per esempio, già che stavamo dicendo che se devi fare anche sulle piccole, no? Il primer nero, bianco e poi devi fare, che ne so, se lo vuoi fare stile Craft World Studio per dirti, no? Che passano la base coat doppio colore, lo puoi fare tranquillamente. Poi dopo ovviamente vai a pennello perché certi dettagli non li riesci a fare.
il momento di farlo. Ok, biscuit fatta, direi va bene così com'è. Sì, tanto là dentro non c'entro. Troppo, dopo rischiamo di macchiare tutto. Va bene, quindi ora piano piano continuiamo ad aggiungere avorio alla nostra mescola. So, the next step is to just keep adding the ivory on our mixture and make our guitar white. Io ancora non ho il fuoco a casa, sì, Giaga, tu vivi proprio in un'altra epoca. Anzi, un'altra era, direttamente, no, epoca. Sì, un altro eone. I really like this kind of palette for white because it will look a lot more realistic and solid and less fake. E comunque non mi dici più niente, ti ho mandato la mini, non mi hai detto niente se va bene, ti ho mandato proprio del coso e niente. Sì, va bene, chi te ci acconsente? Hai passato solo il primer, sei bravo a farlo, quindi che devo dirti? Però arriva il vai a cagare. Poi comunque l'ho visto stamattina, sinceramente, perché ieri sono andato a letto tipo alle 10. Stamattina c'avevamo la sveglia presto. Infatti c'ho una fama assurda. Ah sì, no, 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 quella lì in realtà su Forest SDL l'avevo vista pure io, sia quella che un'altra. E ho chiesto alla persona interessata quale le potesse piacere. Penso gli piaccia di più quell'altra. Ora vedremo. Tanto è un'amica, non è che... Io più tardi vado a fare una stampa. E spero vada tutto bene perché avendo cancellato il programma di Keytoobox mi sono persa pure il profilo con tutte le impostazioni. Per fortuna che avevo mandato un paio di screenshot e dovrei averlo recuperato. Tutte le cifre giuste. Comunque, Giaga, ti volevo dire che se io uso una chiavetta USB nella stampante 3D, senza che ci siano i firmware o quel che siano, non mi legge la chiavetta. Quindi non posso usare una chiavetta qualsiasi. O comunque se lo faccio ci devo copiare, diciamo, tipo il programma o quello che sia. Un po' una sola. Mai dipinto un coso difficile? Abbastanza, molto difficile. Sì, no, infatti è lui per quello. Ah, devo formattare la chiavetta. Ma io questa qui è una chiavetta che uso un po' per tutto. Quindi niente, vabbè. Niente che una chiavetta USB che uso per un po' per tutto. Ci avevo messo un file di Keytoobox per stampare, però non me lo leggeva.
Ma ce l'ho quella della Eleguma, perché devo comprarne un'altra? Era solo per comodità, nel senso che averne, diciamo, due, cioè una a studio e l'altra qui a casa, e me le invertivo piano piano caricando i file senza dover ogni volta aspettare che finisse la stampa, prendere la chiavetta, riportarla a casa, metterci il file nuovo. Capito? Era più per una questione così. Ma anche se l'hanno costruita con lo sputo, è un anno che sta funzionando benissimo. Perché la devi denigrare? Io so SanDisk, TDK piccole, da 8G basta. Sì, a voglia, a voglia. No, io ti ho detto, era solo per comodità, col fatto che devo fare avanti e indietro, era per evitarmi un viaggio in più. Però ora faccio un'altra cosa, mi porto il portatile là e faccio il passaggio di file direttamente a studio col portatile. Perché a te non pesa il culo? Sì, lo so, a me pesa tantissimo il culo. Allora, qui sulle corde non mi importa se ci passo sopra, tanto poi andranno rifatte. Muscio non lo sai, è come misure 40-40 infinito. Ah, parliamo di micron. lui Giaca ce l'ha sempre con me, ma come si fa? E ridi pure, maledetta. Allora. Ci siamo quasi, eh? Non ci vuole tantissimo a fare il bianco con questa palette. We're almost there. Because with this kind of palette it's not needed too much time or layers. It's very easy. No struggle. Non so, in genere misuro in cazzo e mezzo. Infatti io dico sempre che alto è un cazzo e mezzo. Sì, la tua è tutta invidia. Visto il parere di stampanti, una ma buona marca. Elegoo 2 Mars Pro. Vabbè, anche la Mars 3. Vorrei comprarla prima o poi per stampare la mini per conto mio, però andando nel buio donare ammetto ancora che non ho iniziato a cercare niente. Guarda, io ti consiglio la Elegoo perché è plug and play, in più usi il programma loro senza andare a usare altri mistici programmi, è proprio per bimbi idioti. Se non hai voglia di sbattertene troppo, ti consiglio ovviamente quelli. Ma tra la Mars 3 e la Saturn, qual è meglio? Che poi hanno tutte e due il monitor 4K, se non erro? Non mi ricordo mica. La Saturn è più grande. Bravo, sbattimento il meno possibile, quindi. Elegoo tutta la vita.
Non iniziare con la stampa 3D. Mamma mia, quanto la fai grave, Giaga, non è vero? Cioè, ci sono riuscita io e sono mongo spastica. È come se facessi falegname su un grosso sbattimento. No, no, vai di Lego Mars e via. Guarda, se la vuoi prendere, ti genero il link. Se la vuoi prendere su Amazon, ovviamente. Ti genero il link di affiliazione mio, così ci. È una sorta di supporto extra per Muscetta. Comunque c'ho. Sta luce qua che mi sta sparaflesciando. Vabbè. I've started adding some white to my ivory and make it brighter here and there. A chi gioca? Mi sono persa. Ero concentrata sulla chitarra. Almeno sicuramente, tanto ora starò fisso qua a importunarvi con le mie domande a noob, assolutamente. Ho sbagliato a inviare. Se... È lui contentissima. È lui, tra un po' è ora che inizia ad aprirla pure tu la stampante di nuovo, eh? Aprirla, accenderla. Tanto date le temperature. Che mi ha sbombollato da un poco all'inizio. È stato facile, Giaga. Ovvio. È stato facilissimo. È stato facilissimo romperti le scatole e assillarti ogni 3 secondi. Vuoi mettere? In effetti devo capire come fare. Già! Oppure sbattiti fuori e via. Se no, scusa, quando va a lavorare a Venezia, no? Ne approfitti? Non so di che cosa mi hanno mandato una foto su Telegram. Esatto, tanto per fare una stampa ci vuole un paio di orette, no? Riesci benissimo a stampare e a rieggiare tutto di nuovo. Pizza quando fa così. Wow, grazie mille, Fede. Grazie per l'abbonamento.
ci siamo quasi. Poi ci mettiamo a fare le corde. Nel frattempo aspettiamo che si asciughi bene, così gli diamo un'altra mano di bianco. Un po' come il muro di casa. So we're almost done here, so let's do the strings while we're waiting for the white to dry properly. And then apply another white layer on the guitar. I think that like this, it's already fine. Maybe just to remove some brush strokes. Ok. Adesso iniziamo a fare i bottoni. Sono due dorati, tre dorati e gli altri argentati. Quattro gradi in meno rispetto al resto della casa, la mattina arriva anche a 12:13. Ma io ci ho stampato a 12:13. In realtà ho stampato anche a meno. Non è che mi abbia dato troppi problemi. Detto col setup che ho messo ora, sinceramente funziona bene. Allora, siccome qui vedete tutto bianco sparaflesciato e non è bianco sparaflesciato, fatemi provare a sistemare. Magari abbasso gli ISO. Perché ho provato ad aumentare l'F, ma ah, se no aumento. No, lo shutter non lo modifica. Allora, aspettate, modifico gli ISO. Sì, vabbè, ho fatto la foto. Proviamo a mettere 250. Un po' più scuro? Non è che è tanto più scuro. Niente, sempre bianco sparaflesciato, vedete. I bobini. Andiamo sulla fiducia. Ok. Allora, adesso andiamo a fare tutte le parti metalliche e vediamo un po'. Allora, l'argento, l'altra volta l'abbiamo fatto con. Mica mi ricordo, vi ricordate voi con che l'ho fatto? Allora, I don't remember what was my palette for the silver I made last time. Well, let's just do it. There is a bit of burgundy for sure for the violet shadow that we're going to apply later on the guitar too. And then, yeah, maybe with ivory I made it. Sì, c'è un po' di Prit qua sotto, alla basetta. No, non era argento perché ho fatto metallo non metallo. Ma tu non eri presente quel giorno, quindi che cosa ne sai? Giustamente tu stavi lavorando e noi stavamo cazzeggiando. Ok. Adesso sta aprendo il pennello.
Vabbè, Bellino ne ha dipinte di miniatura quest'anno. Il suo lavoro l'ha fatto. Beh, sì, era giovedì, dai, non stavi lavorando. Stavi in ufficio, cioè al laboratorio. Non ho più la punta fuori, no, infatti. Che a volte è comodo quando hanno la punta un po' stondata, a volte no. No, Jaga è il nostro minatore acculturato. Rimando a fanculo. Ci piace definirlo così. Vero, Jaga? Oppure scienziato pazzo. Quello è d'oro e quest'altro è. Non ho capito niente. Che sei il nostro minatore acculturato? Con affetto, Muscia. Ovviamente. Fisico, please. Sì, però ti piacciono le rocce? Giochi con i sassolini? Per me è il nostro ingegnere a cui fare tutte le domande di scienza possibili. Giuro, mo, hai una maledizione. Un'altra, tanto ormai si sommano, quindi probabilmente meno per meno farà più prima o poi. Sì. E non ti ho sentito di nuovo. Ogni volta che parli arriva Isotta. Ma guarda un po', perché riconosce la mia voce, patata. Elwi, glielo scrivi tu? Minatore acculturato. Sto comunque continuando la mescola tra Burgundy, Nero e Avorio per la base dell'argento. So, my base coat for the silver parts is Burgundy, Black and Ivory. Then I'm going to highlight it with white, of course. And later on we are going to add some Burgundy has a wash consistency for the shadows. Quelli facciamo dorati. For the shadows of the guitar. He has a piercing on his nose. Il tuo stream è un po' instabile comunque. Mi devo preparare il pranzo, pensavo di essere io. Dai, Giaga, stai con noi. sì, vedo che ogni tanto va dai 2008 bit, poi a un certo punto cade. Va tipo a 1000, poi ritorna a 2008, dipende. Vediamo se faccio così, se smette. Allora,
Continuiamo. Facciamo anche le altre parti metalliche, tanto che ci siamo, senza che poi ci ritorniamo, tipo il microfono. Il microfono si può fare. Sette venti, si vede bene? Tanto poi su YouTube la carico in HD, quindi a 1080. E tenete la finestra piccola. Vabbè, praticamente non guardatemi, ascoltatemi e basta. No, si vede male ma si capisce. Bene, bene. Almeno quello. Allora. Qui sempre tutto metallo, non metallo. E le corde. Siccome le corde sono in rilievo, andremo a usare il pennello in questo modo. So, since the strings are nice sculpt, we can use the brush this way to color them without struggling. And having super sharp and straight lines like this. Allora, qui le ripasserei prima con un po' più di nero e poi ci ripassiamo sopra il violetto, perché con il bianco l'ho sporcato un po' di più. Ora prendo il pennello fino e provo a fare la striscetta di bianco tra le due corde che stanno iper vicine. Vediamo se mi riesce. Ok, però mi serve più l'avorio. Trying to paint this tiny white line between these two strings, which are very, very close. And I'm using a smaller brush with a sharp tip. Okay, perfect. Facevi prima di ripassare tutto il bianco e poi mettere il... No, perché mi si macchia anche il bordo laterale. E dopo devo riprofilare tutto un'altra volta. Invece così mi rimane più definito. Solo per questo. Usa l'aerografo, certo, assolutamente. Dopo gli do una bella botta di aerografo. Ok, perfetto. Ora mi piace. Ok, quindi adesso possiamo iniziare a lumeggiare un pochino. Aggiungendo un pochino più di avorio bianco al nostro argento.
Andremo a schiacciare ovviamente le prime luci. We're going to sketch the first lights here and there. Same thing behind. Ok. Ora lo oscuriamo un po' col nero. Now we lower it a bit down with, we tone it down with the black until we find a nice mixture. Of course, for non-metallic metal, the contrast must be stronger, so we don't have to be afraid. We just have to dare a lot more. Fatto quasi cromato questo microfono. Another light rule is where the max shadow stands, right close to it, we have the max light. Allora, un'altra regola che dico sempre ragazzi per la posizione della luce, ricordatevi che dove si trova la luce ma l'ombra massima, avremo subito accanto la luce massima. Quindi esattamente come sto facendo adesso. Ho la massima ombra e poi subito accanto ci metto la massima luce. Così abbiamo dato un effetto quasi cromato. Ora per ridurre l'effetto cromato andiamo a mettere un po' di mid-tone sotto. So to reduce the chrome effect, we're just adding a bit more of mid-tone right below the microphone. Piano, senza esagerare. Let's increase the light very slowly for the second light we have from below. Perché la luce che abbiamo qua sotto, sotto al microfono, è la luce di riflesso che viene dal pavimento, diciamo. Because this second light we have at the bottom of the microphone is the light that comes from the terrain as soon as the light hits the floor. And obviously, in non-metallic metal, this kind of light is enhanced. Quindi nel metallo non-metallo questo tipo di luce diciamo che ce l'abbiamo un po' più accentuata. Welcome back.
Ok, davanti ce l'avremo un po' più forte, di dietro un po' di meno perché tanto il punto principale è davanti. So the light will be stronger in the front part of the mini since it's the main point of view, of course. Niente, sto spiegando un po' di luci nel metallo non metallo. Also, don't be afraid to exaggerate with ivory or white because it get absorbed a lot quicker, so it tone down a lot more. Non vi preoccupate di esagerare con il bianco perché tanto poi si assorbe praticamente quasi subito. Quindi non c'è problema nell'esagerare un po' di più. Ok. Adesso tocca le corde. Ora le spariamo così e poi le andiamo a riscurire. Una leggera velatura di Burgundy, che è il nostro violetto. Qui sto creando una sfumatura, diciamo, triangolare in diagonale, bianco, viola e grigio scuro. So I'm creating a sort of fading of the string lights, white, purple and dark gray, creating a sort of triangle shape. Praticamente. Ora devo finire i bottoni. Ok. Devo finire i bottoni. C'ho gli altri pulsanti della chitarra e poi devo fare l'oro. Ehi, hey Sirius, ciao! È
senti un cazzo, Ehi, intuisco. ciao, No, sono Siri, Siri. stai zitta. Come Ho posso detto aiutarti? Sirius, no Siri. È partito il telefono. Sì, poi dopo vi faccio la foto che comunque si vede assolutamente meglio. Ovviamente il bianco. Col bianco la telecamera un po' impazzisce. Abbiate fiducia. Fatto questa, ho detto, sfumatura dal bianco, violetto e poi grigio scuro. Così da creare una sorta di sfumatura anche sulle corde, perché altrimenti diventano monotone. Ok, allora, adesso facciamo gli altri pulsanti. Quindi sempre con un po' di avorio nella nostra mescola grigiastra, con ombra violetta. Uso il pennello più piccolo stavolta. È la mod di Alexa, che non sapevo di volere. Dai. E poi è strano perché nemmeno ce l'ho attiva quell'impostazione dove tu saluti Siri e lei si attiva. Quindi non so, oggi ha proprio deciso di fare come gli pare. Allora, qui facciamo tutti gli edge del dado. Davanti un po' più bianchi e sotto un po' più scuri. Poi ci andiamo a mettere un po' più di bianco avorio puro per il triangolino qua in alto, che è quello che si becca più luce. Perfetto. È il nostro dadino illuminato. Adesso facciamo l'anello sul dito. Esageriamo la luce, tanto poi si assorbe. Nel frattempo andiamo a fare gli altri spot, che sono sempre argentati. Quindi tutti gli edge. So basically I'm re-highlighting all the edges of our silver parts for the non-metallic method. Exaggerated a bit more since it's going to dry and turn down a bit while we are painting the other parts. Lui ma ha iniziato a nevicare lì o ancora no? Qui ha iniziato a mettere brutto tempo, però no, ancora non è abbastanza freddo. Domani.
Oggi lui è polemico. La neve, gioca la neve. Io dopo devo scrivere ad Ami per vedere quando ci vediamo. Ora devo rifare un pezzettino scuro che mi è venuto troppo chiaro e mi sta rovinando tutto. Ok. Continuiamo con le luci. Ho aggiunto una punta di avorio, sempre di più. Questo pezzo lo dovrò fotografare non bene, benissimo. E finché non mi verrà bene, non pubblicherò. Non devo avere pressa. Perché sei un po' polla. Ma perché lui in realtà è super polemico oggi. È contento che c'è la live. E che mi può torturare fino alla morte, capito? Ok, allora, le parti metalliche le abbiamo fatte, quindi adesso direi di andare a mettere l'ombra violetta su la chitarra e poi andiamo a fare l'oro. Quindi, riprendiamo il pennello grande. So let's do the purple shadows for the white guitar. Wash consistency of burgundy. And let's do it. Let's gently color all the shadow parts. Coccode. Allora, piano piano andiamo a mettere questo violetto solo sulle parti in ombra. Oh, guarda quanto è molto più colorato adesso. Molto meglio. Ricordate ragazzi, ombre e luci sempre colorate, mai bianco o nere. Remember guys, lights and shadows always with colors, never black and white only. Let's make our painting more interesting. Ah, lo sai che posso provare a fare? Abbassare la luminosità direttamente dello schermo. Di come interpreta il bianco. Ci provo, eh. Ma lo spazio colore che era il 700... Gamma colori predefinito. 709? Vabbè, facciamo predefinito. Fammi vedere. Se abbasso un po' la luminosità. No. Non è che risolvo tanto, però. No, volevo fare il bianco meno sparaflesciato perché sennò non vedete una sega. Vado a controllare che succede. Oh mio Dio.
E poi lei si preoccupa della stampante 3D, capito? Sta per far saltare in aria casa. Ok, perfetto. Ora bianco puro, pure white for the max lights of our guitar. Let's use the thinner brush. I'm going to do only the edges. I'm using the brush on the side just to be more precise and take advantage of the sharp edges. Scusate se va in autofocus, ma sto muovendo la mini. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo. Perfetto. Vado a vedere. Come si vede che mi era venuto a trovare un sacco di volte. Ho 5 bottiglie di shampoo a casa. Ma le ha prese per te o erano le sue?
Però il gas non si è agganciato bene. Ah, ho capito. Mannaggia. Mannaggia, ciao. Facciamo questi spacchi. Poi dentro li andiamo a riscurire, così aumentiamo il contrasto. Esatto, quella è proprio la parte più grave che possa succedere. Ok, diciamo abbiamo fatto tutto, mettiamo un po' di luce qui sui pirulini. Che a voi sembra già bianco sparaflesciato, ma in realtà non lo è ancora. Perfetto, bellissimo. Scusate, ma sono punti abbastanza scomodi per dipingere veramente. Ok, sistemato. Ok, che fatto, rimettiamo un po' di viola nelle corde e andiamo a fare le parti dorate. Ok. Scusate se non parlo tantissimo, ma sono lavori di precisione, devo trattenere il fiato. Un po' difficile questa parte. Sorry if I'm not talking that much right now, but I have to hold my breath just to be more precise for the Sphinx. Esatto, è la busta che ho portato in giro e ho fatto ridere un botto, ti credo. C'è una busta, hanno fatto una borsa col buco al centro per metterci la testa del gatto. Fighissimo. Allora.
profiliamo anche sopra perché non ci posso stare che si vede troppo bianco. Just black lining all the strings here. Because I want them to be detached from the guitar. I know it's out of focus, but just give me a second. Okay, a bit better. Okay, let's say we can go with the gold part finally. Okay, nice. So for gold, we need some brown. Yo, Yandra, good morning. Che tal? Che pasa? Allora, come dicevo, serve un po' di un po' di marrone, io direi un morfang va bene. Rhinoxide. Rhinoxide. Poi Dumble Brown. E Zamasi Desert. So these are going to be my three colors for the gold, non-metallic metal, for the last details. Ancora con voglia di dormire, ti credo. Ma ti sei alzato ora? Madò, è ora di pranzare praticamente. Poi con queste musichette molto soft. Ok, let's go with the gold parts. Mi ero dimenticata di fare le unghie l'altra volta. Bene, bene, bene. Allora, adesso dorato. Partiamo con il marrone. So let's start with brown for our gold parts. The microphone. Carina sta versione.
Ok. Comunque ieri abbiamo giocato a Dark Horror con le musiche di The Witcher. Dai, che spettacolo! In pratica hai fatto la carbonara con la panna alle cipolle. Comunque pare non moriremo stavolta. Madonna. Ma non mi ricordo, è sempre la stessa campagna o sono nuove poi? Com'era? Ah, mi sono dimenticata di fargli l'orecchino. Sul coso. L'orecchino e il piercing al naso. Ora correggiamo tutto. Ok, io anche questi li farei dorati, che sono più belli. Invece che argentati. Let's do the knobs gold instead of silver. Ok. Me sembra troppo facile. Oddio, ho fatto una partita e sono morta all'ultimo turno per salvare gli altri. Poi sì, non troppo difficile. Già. Ma sicuramente gioca se tu che non sai giocare. Sono sicura proprio. Dai, scherzo. Non mi uccidere. Ok. Allora, l'orecchino lì è fatto. Adesso faccio. Scusate, il piercing è fatto. Sistemiamo l'orecchino. Tanto che ci siamo, sistemiamo pure un po' di incarnato verde. Tipo qua dietro che non l'avevo fatto. E qua sotto che l'avevo visto l'altra volta. Ho detto mi sono dimenticata il braccio. Come al solito mi dimentico sempre qualcosa.
sull'incarnato possiamo. Dobbiamo sistemare le vene, le cicatrici. Cinque minuti solo? Ok, allora, questo l'abbiamo fatto, questo abbiamo fatto, adesso andiamo a sistemare aggiungendo un po' di Dumble Brown. So let's start highlighting our gold, no metallic metal with Dumble Brown. Same theory of our silver parts. And now, ochre. Mi ha detto stessimo fare il metallo a metallo in questi spazi microscopici. It's very hard to do no metallic metal in these tiny spaces.
Dovremmo beccarci tutti insieme, raga. Tutti a Padova! Facciamo la super reunion. Ok. Now ivory or ice yellow if you have it. And a tad of lime for the max lights. Voi due quanto state di treno, raga? Io per ora ho fatto con entrambe, ma Vittorio non mi dispiacerebbe. Ma ah, quindi vi siete visti, raga, alla fine? Non dite un cavolo? Sono io che mi sono persa qualcosa, non ci ho capito niente. Molto probabile, come al solito. A glazing with I'm applying a glazing with lime green from Vallejo. Oh, mi è impegnativo, raga. Super impegnativo questo. Non pensavo, sinceramente. Due ore di M. O il metallo è un metallo. Perché comunque è davvero microscopico. Poi ho perso tanto tempo qua su queste corde. Che c'è sempre qualcosa che poi devo andare a ritoccare perché sono pignola. Però poi vedi, tocchi il bordo e devi andare a riprofilare la corda. Poi senza gli occhialoni è un casino. Per questa mi sarei dovuto prendere gli occhialoni, confermo. Diciamo che lo lascio così, se no lo ritocco infinite volte.
Ok, vediamo. Ah, cavolo, manca il microfonone qua. Ok, allora fatemi ragionare. Facciamo al volo proprio il corno dell'orecchino, che tanto è Ragart bianco. Non ci vuole tantissimo. E poi facciamo il microfono. Tanto ci manca un quarto d'ora, voglia. Quello dovrebbe essere un po' più facile col fatto che è un po' più grande. Allora. Dumble Brown. E ora ocre. Allora, mi sa che martedì vado al cinema da solo e vado a vedermi il gatto di Stivali. Ah, è bellissimo quello! Volevo andare a vedere pure io. Sono proprio curiosa. Ma in 3D o normale? Io ancora mi devo vedere Avatar. Jaga, stavo pensando. Ah no, oggi sto niente. No, sto ripensando ora ad Ami che mi aveva detto nel pomeriggio, dico, ma non stacca tardi al lavoro invece oggi è sabato. Avorio e lime. Andiamo a profilare. No, tranquillo, tranquillo. Era un pensiero tra me e me.
Adesso lo sto schiacciando tutto. E poi vado di giallo un po' ovunque per abbassare i toni. Perché sennò abbiamo troppo contrasto chiaroscuro. Just fixing here and there. Let's add some violet for the shadow. C'è un po' di violetto come sempre per le ombre. Eh sì, tra il dorato e il bronzo, ora vediamo perché qui la palette è un po' ostica. Ma vediamo che sorta di metallo mi viene fuori. Sinceramente basta che venga metallico poi dopo. Quale metallo già un pochino meglio. Fatemi usare il phon, così si asciuga. Almeno ci posso dipingere sopra meglio, senza morire. Avorio, lime e ocra. Vediamo un po' se
Riusciamo ad aggiungere gli highlight. Anche se a mo' di grisaglia non importa, perché tanto poi ci facciamo un po' di glaze. Ok, quello adesso è il punto di massima luce. Ne abbiamo fatto a mo' di grisaglia. Ora riaspettiamo che si asciughi e ci passiamo sopra il giallo ocra e il lime. Mamma mia, quando ci sono ste forme, veramente vorrei morire. Un po' più di ocra. Difficilissimo da fare qua il metallo a metallo. Did you give a sub to whom? Ah, sì, tu Sanni. È un microfono Dolce Gabbana, buongiorno. Sì, buongiorno. È un microfono Dolce Gabbana, mi sta facendo impazzire. Perché è una palette veramente antipatica. Dov'è lo Skag Brown? Mi serve lo Skag Brown. Serve lo Skag Brown che è un po' arancione. Devo recuperare un po' di orange. I'm struggling a bit with non-metallic metal here because the shape is so hard. Have too much shapes here and there. It's not easy though. I'm trying my best. Yeah. Okay, I got it. And I guess Musha sub to Sunny. Oh, really? Thank you, Richard. Now I need Elwi to stream so I can give there too. Richard the Gifter. Okay, I can call it done. Because if I go farther, I might ruin it. And it's not what we want. Let's better not touch it anymore. Let's maybe give it a wash.
like this. Just let me reshape them a bit. Okay, I like it now. Let's don't touch it anymore. Okay, guys. Today we've done the guitar, so we played a lot with white. Not starting with white, but starting with green. We did this metallic silver, kinda chrome, on the microphone. The gold of the microphone and all the gold and metallic metal details on the guitar. It was really, really, really hard and tough, but we made it. So, time for some nice picture. Thanks again for keeping me company, guys. I hope that you like the streaming, even though I couldn't talk too much that much today, but I have to hold my breath to be precise. And catch you in the next streaming. I don't know when, maybe on Tuesday morning, same time. Bye bye, guys. Thank you again. Ciao, ciao.